Ciao a tutti ed eccomi tornata con un nuovo aggiornamento peso. Fra l'altro questo mi emoziona particolarmente perché in collaborazione con Valentina, Vax del 2007, vi metto chiaramente il link del suo canale nell'info box, anche se è un po' superfluo perché mi immagino che la conoscerete tutti, però io lo faccio lo stesso, si sa mai. E niente, oltre al link del canale vi metto anche il link del suo blog nell'info box, perché ha aperto di recente un blog che parla, in cui parla di diete, della sua dieta, ma non solo, parla anche di quali sono le sue passioni. Ha fatto un post bellissimo, ha scritto un post bellissimo con tutte le sue passioni, il fatto che raccoglie i sassolini, mi è piaciuto proprio. Ovviamente non ho saputo commentare perché ho un account non abilitato a rilasciare commenti sul blog. Non so come sbloccarla questa situazione, sono imbranata ai livelli proprio apocalittici. Ce la farò prima o poi. Comunque, vi metto i due link, così se volete dare un'occhiata, insomma, vi fate. Passate del tempo insieme anche a lei. Niente, comincerei. Anzi, no, prima di cominciare l'aggiornamento dieta, sgrido subito Valentina perché, ma si può che sei a dieta e prendi le riviste di Natale? Io non le prendo mai. Siamo due psicopatiche, è questa. L'unica risposta è questa. Tra l'altro, Cucina Moderna è ufficialmente la mia rivista preferita. Vabbè, anche se anche a me i menù di Natale non è che stiano facendo impazzire, però ci sono questi biscottini. Vabbè. Per Natale comunque vi metterò delle ricette porcosissime, ho già deciso, per controbilanciare le ricette light. Ora comincio veramente con l'aggiornamento, anche perché ho blaterato. Fra l'altro, una cosa che io preferisco di Valentina è proprio questa cosa che lei mi sembra così genuina, è familiare, non so come dire, riesce a coinvolgere, racconta spesso di sé e di quello che le succede. A me piace questo aspetto e se c'è una cosa che mi rimproverate spesso è il fatto che io sia un po' fredda, cioè non racconto quasi mai dei fatti miei. Io non lo faccio perché sono una stronza. Lo faccio perché sono fondamentalmente timida, ora riderete tutti perché una che fa video li posta su YouTube in cui dice il suo peso, uno dice come fa ad essere timida. In realtà sì, e anche quando incontro le persone che non conosco, sono una di quelle che parla a vanvera pur di combattere l'imbarazzo, ecco. E quindi per me è un po' faticoso raccontare i fatti miei qui e postarli su YouTube. Comunque, secondo me è anche una cosa carina per farmi conoscere e quindi ho pensato che prenderò come spunto i video di Valentina e cercherò nelle risposte che le darò nei video risposta di essere un po' come lei, insomma, di farmi conoscere un pochettino. Quindi questa volta vi racconto proprio che cosa è successo in queste 2 settimane. Fra l'altro, ovviamente, tutti i video di aggiornamento sono andati bene da gennaio a questa parte. Questo, che è il primo in collaborazione con Valentina, devo fare una figuraccia perché ho fatto su un disastro colossale. Che cosa è successo? 2 settimane fa una persona a me cara è stata male. Questa persona è mio parente che abita qui a Milano, vicino a me, però per vari motivi era dovuto andare in Sicilia. È andato in Sicilia e già non stava bene prima, ed è lì si è aggravato molto. E l'hanno ricoverato in ospedale, insomma, noi ci siamo presi uno spavento allucinante e siamo corsi in Sicilia. E che cosa dire? In Sicilia io non ho una casa mia, cioè la casa dei miei nonni, delle mie zie, che fra l'altro sono molto anziane, e lì non ho avuto la possibilità di scegliere che cosa mangiare, non hanno neanche la bilancia, cioè ce l'hanno, però non è proprio precisa. Non ho avuto la possibilità di scegliere che cosa mangiare, quanto mangiare, non cucinavo io e non mi hanno fatto cucinare, cioè mi hanno fatto cucinare una sola volta, sotto istruzioni guidate dalla zia Mimma, e insomma non ho avuto la possibilità di scelta. Effettivamente avrei potuto anche limitarmi, c'è da dire che se io vivessi in Sicilia probabilmente peserei 200 kg, perché io sono stata in Sicilia 4 giorni e in quei 4 giorni, oddio ora devo fare la confessione, in quei 4 giorni ho mangiato 5 granite. Era 4 anni che non tornavo però, cioè come facevo a resistere? Qui no, a Milano non le fanno buone così, cioè non le fanno in assoluto, cioè non sono neanche comparabili. Anche se ho trovato un posticino dove ne fanno simili, ci sono anche le brioche. Beh, comunque io se abitassi in Sicilia probabilmente sarei il quadruplo di quello che sono ora, anzi di quello che ero diventata a gennaio. E ho mangiato persino la granita con la panna. Io non l'ho mai mangiata, cioè nel senso io andavo in Sicilia ogni anno da piccola, cioè insomma fino all'adolescenza, fino ai 18 anni, e non l'ho mai presa, la mia preferita è quella al limone, però
non so per quale motivo, e ho assaggiato addirittura quella con la panna. Una mattina ho fatto anche granita al cioccolato con panna e brioche. Quindi, insomma, non è proprio colpa delle zie se la prima settimana di queste due di dieta è andata disastrosamente. Ci ho messo del mio. E non mi, cioè, non ero neanche troppo pentita perché ero preoccupata per... Stavo dicendo il nome. Ero preoccupata per questa persona che stava male e non mi interessava di nient'altro, l'ho detto proprio sincero, sincero. Quindi sono tornata a casa, per fortuna questa persona si è leggermente ripresa, abbiamo potuto riportarla a casa a Milano. Fra l'altro, sfiga delle sfighe, in Sicilia in questo periodo c'è stata l'alluvione e fra l'altro se c'è qualcuno di Barcellona, della Saponara, insomma c'è qualcuno di quelle parti, esprimo tutta la mia solidarietà e metterò nell'info box, non so se è troppo tardi, però lo faccio ugualmente, i link e i numeri di telefono al quale potete fare le donazioni, se volete, per aiutare questi comuni che effettivamente sono in difficoltà. Io sono stata a casa delle mie zie a Barcellona Pozzo di Gotto e lì effettivamente era una situazione abbastanza disastrosa. E quindi oltretutto c'era anche questa situazione disastrosa, quindi il più dei negozi chiusi e è stato difficile trasportarlo a casa e abbiamo dovuto aspettare che lo dimettessero chiaramente dall'ospedale lì e quindi ora siamo tornati a casa leggermente risollevati di umore. Però quando mi sono pesata, è stato un disastro, me l'ero cercata. Quindi la prima settimana di questa, io ero partita che pesavo 64, 64, 60 e mezzo, 60 kg e mezzo, sono ritornata che pesavo 61,3. Molto bene. E, no, forse 61,5, ho preso un chilo, 61,5. La seconda settimana ho cercato di rimediare anche perché io mi ero posto un obiettivo che era quello di arrivare a 58 entro Natale, che a questo punto è quasi una mission impossible, anzi è decisamente una mission impossible, però io ci proverò lo stesso e vabbè se non arrivo a 58 non fa niente, arriverò un po' di più, non fa niente. E quindi questa settimana ci ho provato di brutto, cioè ci ho provato in tutti i modi a recuperare i chili persi e persi il chilo preso e un po' ce l'ho fatta. Infatti mi sono pesata oggi e peso 61, insomma ho ancora mezzo chilo da perdere per arrivare a quanto ero prima di andare in Sicilia. Non è il massimo della vita e però insomma non lo so, ci sono cose peggiori, cioè prendere questo mezzo chilo non lo vedo come un dramma ora come ora e quindi la prendo con filosofia e cercherò di recuperare il più possibile. Cioè, per dirvi, sabato sera siamo andati in pizzeria con i miei amici, abbiamo fatto cena e pizza e io in pizzeria ho preso un'insalata. Cioè, non l'avevo mai fatto in vita mia, è stato veramente difficile. Io amo la pizza, cioè in realtà io amo quasi tutto, però amo la pizza e ho preso l'insalata, fra l'altro una buona insalata, magari vi rimetto rifarò la ricettina light. Sì. E comunque, insomma, ce l'ho messa tutta in questa settimana per riperdere quello che avevo preso e continuerò così anche nel prossimo periodo, insomma, fino a Natale. Fra parentesi del gioco, ora mancherà l'ultima manche. Subito dopo questo video registro anche quello in cui vi elenco i vincitori della quinta manche. Cos'altro dire? Guardando il video di Valentina mi ha fatto ridere perché mi ha inquadrato alla grande, ha detto che quando si comincia la dieta scattano dei meccanismi per i quali anche se è sbagliatissimo comincia a pesarti tutti i giorni e beata te che la tua bilancia è rotta, la mia funziona benissimo e pur di non pesarmi tutti i giorni stavo pensando di fare questa operazione di spostare la bilancia al piano di sopra, io ho una mansarda su, io abito con i miei genitori, quindi i miei genitori hanno una mansarda su e se la sposto lì, non è detto che comunque io non salga ogni giorno per pesarmi, cioè potrei tranquillamente farlo, però perlomeno farei le scale. Insomma, siamo a livelli di disperazione acuta. Basta, i regali di Natale chiedevi, Vale? Io ne ho fatto solo uno per ora. Ed è strano perché io generalmente li faccio anche con mesi di anticipo e per ora invece ne so con certezza solo uno, che fra l'altro sarà recapitato fra pochissimi giorni, fra un paio di giorni, mia madre, anticipatamente rispetto alla data di Natale, e penso che la prossima settimana massimo vi farò vedere di che cosa si tratta, non vedo l'ora. E
dico tranquillamente, tanto mia madre non lo sa, cioè nel senso non si guarda i miei video, non c'è alcun pericolo che lei venga a sapere di che cosa si tratti. Però per scaramanzia ora non dico nulla, ve lo dico fra qualche giorno quando glielo darò. Ultima cosa, ho pensato che quasi quasi è il caso di incominciare a fare sport. Perché io sono iscritta in palestra, ma vi dico la verità, non ho avuto per niente voglia di andarci, non ci sono andata quasi una volta, cioè neanche una volta praticamente in tutto questo mese. Invece da oggi fino a Natale ho deciso che ci andrò molto più frequentemente, visto che alla fine io ho la possibilità, io non ho due gemelle, non ho alcuna scusa, e quindi è il caso che io mi muova. Magari così riesco a recuperare il chilo, cioè il mezzo chilo che ho ancora sul groppone dalla settimana scorsa, e non dico arrivare ai 58 sperati, però magari perdere peso con più facilità. Quindi insomma il buon proposito per questa settimana è quello di andare in palestra. Per il resto vi saluto, vi auguro una buona settimana visto che è lunedì. Spero che per voi vada tutto bene, vi mando un bacione e un bacio a te, Vale, ancora grazie, e ci sentiamo per il prossimo aggiornamento a questo punto. Parentesi, se lo vuoi fare settimanale per me va benissimo, come vuoi insomma. Io ho aspettato te per questo primo video perché siccome è la mia prima collaborazione non sapevo proprio come fare, cioè ero un po' impacciata, quindi ho aspettato che tu lo pubblicassi per prima. Comunque ora lo metto il mio video come risposta al tuo. E basta. Ciao, ciao a tutti.